Ciao a tutti! Continuiamo con la nostra lezione di storia e oggi parliamo dell'Antico Egitto, una delle civiltà più misteriose e più affascinanti dell'antichità. Allora, nella lezione precedente abbiamo parlato della Mesopotamia. La Mesopotamia è la zona più progredita in quel momento della nostra zona. È la prima zona nella quale si è diffusa sia l'agricoltura ad alti livelli, diciamo così, e sia la civiltà sedentaria. Ora, l'agricoltura è progredita e la civiltà sedentaria non si è diffusa soltanto in Mesopotamia, ma qualche tempo dopo, quasi contemporaneamente, diciamo così. Alcuni dicono che si è diffusa contemporaneamente, altri storici dicono che si è diffusa leggermente dopo, ma cosa di poco conto. Si è diffusa nell'antico Egitto, solo che però, a differenza della Mesopotamia, dove diciamo si sono formate delle città-stato sempre in conflitto tra di loro, invece in Egitto si è formato un unico grande impero e una civiltà fortemente centralizzata e fortemente divinizzata, cioè dire a capo dell'Egitto ci stava una figura che poi assunse il nome di Faraone, penso che lo sapete questo, che era considerato anche una divinità. Sempre quasi contemporaneamente alla Mesopotamia, nell'Antico Egitto si era diffusa anche la scrittura. Solo che c'è una piccola differenza. In Mesopotamia la scrittura si era diffusa per finalità pratiche, cioè dire si doveva tassare alcuni campi, alcuni contadini, si doveva stabilire quanto raccolto serviva, le tasse, insomma si doveva ricordare qualche elemento importante per la gestione amministrativa, e quindi la scrittura era servita soltanto a prendere appunti, diciamo così, per finalità pratiche. In Egitto no, in Egitto la scrittura ha una funzione sacra. Infatti la prima scrittura è, diciamo, quella geroglifica, era quella scrittura che veniva usata nelle incisioni, nelle scritture ufficiali dei templi, veniva usata dai sacerdoti, e quindi non aveva una valenza, un'importanza pratica come la Mesopotamia, ma questa volta aveva un'importanza vera e propria religiosa, quasi magica. Poi piano piano si diffuse anche la parte pratica. Dopo la geroglifica si è diffusa la ieratica, dopo, che sarebbe, diciamo, quella più semplice, il corsivo, diciamo così. E poi, infine, quella popolare, molto tempo dopo, si è diffusa la domotica. E piano piano, ovviamente, si cercava di semplificare, perché i geroglifici erano molto complessi, molto difficili e molto complessi. Ovviamente, all'inizio la scrittura era solo per pochissimi, piano piano si diffuse maggiormente. Allora, l'Egitto viene spesso chiamato dagli storici un dono del Nilo, sin dai tempi degli storici greci. E in effetti fu così, perché così come la Mesopotamia aveva bisogno per vivere del Tigre e dell'Eufrate, l'acqua, i fiumi, anche l'Egitto era una città fluviale, cioè il Nilo. Senza Nilo non ci sarebbe potuto essere civiltà. E qui c'è un'altra differenza: le piene del Tigre e dell'Eufrate erano diverse, perché erano molto violente, erano impreviste, erano repentine, e quindi non se l'aspettava e faceva e molto spesso causava danni. Per questo avevano bisogno degli argini, perché molte non erano previste. Le tigri del Nilo sono diverse, perché sono sono piene regolari, prima, pressappoco prima dell'estate, e quindi già loro lo sanno, e qui in Egitto non c'era bisogno degli argini, ma c'era bisogno delle opere di canalizzazione, perché come ben sapete ovviamente l'Egitto è una zona arida, soprattutto la parte meridionale, e quindi i canali dovevano portare l'acqua laddove non c'era. E l'acqua, le piene, lasciavano una sostanza che viene chiamata solitamente limo, che è una sostanza molto molto fertile, quindi quando le acque si ritirano lasciano questa sostanza che è molto fertile. Così come era accaduto in Mesopotamia, anche qui in Egitto l'opera di canalizzazione doveva essere fatta da una sola figura, dal potere centrale. Non è che con ogni contadino si faceva il canaletto davanti il proprio orticello, perché queste sono cose che, se non sono fatte in maniera collettiva, non servono a niente.
e quindi c'era il potere centrale, c'era bisogno del potere centrale che facesse tutto. Il potere centrale, come abbiamo già detto, poi fu chiamato Faraone, e siccome portava l'acqua, senza acqua c'era la morte, e quindi fu visto come portatore di vita, fu visto come, diciamo, appunto una divinità. Prima del 3000 a.C. l'Egitto era diviso in due parti, Alto Egitto e Basso Egitto. Qua dobbiamo fare una precisazione, è una tirata d'orecchia ai manuali. In tutti i manuali di storia non è spiegato. Ora, nella maggior parte dei casi l'Alto Egitto dove si colloca? A nord. Il Basso Egitto a sud, dovrebbe venire spontaneo così. E invece no, era esattamente al contrario. L'Alto Egitto è a sud e il Basso Egitto è a nord. I libri di storia non lo spiegano. Ma perché questa strana cosa? Si diceva l'alto corso del Nilo e il basso corso del Nilo. Ora, l'alto corso, i fiumi, tutti i fiumi nascono nelle montagne, quindi l'alto corso del Nilo. E poi piano piano scendono, tutti i fiumi sono di discesa, non è che ci sono fiumi che vanno col motorino, vanno a salire. E quindi l'alto corso del Nilo, le montagne, sono a sud. Anche se sono a sud, però sono nelle montagne. E quindi poi il Nilo scende, scende, scende verso il Mediterraneo e quindi a nord. Quindi non vi confondete, l'alto corso del Nilo è a sud, l'Alto Egitto. Il Basso Egitto è a nord. Vi ho spiegato anche per te. Però credetemi, io 25 anni quasi di scuola non ho mai visto un libro di storia che spiega perché l'Alto Egitto è a sud. Verso il 3000 a.C., dopo una serie di siccità, la siccità portava sempre rivolte, perché c'era la fame e c'era la morte. E quindi dopo una grande siccità, una grande rivolta, l'Alto Egitto, capeggiato dal re Menes, conquistò il Basso Egitto. Questo Menes diventò il primo faraone. Faraone voleva dire grande casa. E dopo di lui si susseguirono 31 dinastie. Questo re Menes pose la capitale a Menfi. E per prima cosa, ovviamente, cosa volete che fa? Una grande diga, perché abbiamo detto senza acqua si moriva. E il faraone, siccome portava l'acqua, abbiamo già detto che era considerato una divinità. Era considerato il figlio del re Sole, che era chiamato Ra nell'antico Egitto. Ora, la storia dell'antico Egitto è divisa in tre parti. Antico regno, medio regno e nuovo regno, scusate, ho avuto un attimo di singhiozzo. L'antico regno era dal 2700 al 2200 a.C. La capitale, come abbiamo già detto, è Menfi, e in questo periodo nacque la scrittura. Abbiamo detto la prima di tutti, quella geroglifica, che serviva, che aveva una funzione sacra. Era diviso, tutto l'Egitto era diviso in province. A capo di queste province c'erano dei funzionari che erano della famiglia reale, parenti, amici, insomma persone di fiducia del faraone, e venivano chiamati nomarchi. Però certe volte questi nomarchi erano monelli e, diciamo, rendevano indipendente la regione, e quindi gli scontri col faraone erano molto sanguinosi. Questo è il periodo delle grandi piramidi, quelle di Cheope, di Chefren, di Micerino. Però verso il 2200-2050 a.C. ci fu un periodo di grande caos, anarchia, guerra. La storia dell'Egitto sì, è affascinante, è misteriosa, ma è una storia molto molto violenta. Ci furono moltissimi anni di guerra. E i faraoni in questo periodo, nel caos, non contavano più niente, contavano i monarchi, monarche è un'altra cosa, ho sbagliato, nomarchi, da non confondere con i monarchi che sono il re, con la N, nomarchi. Poi abbiamo il medio regno del 2160 al 1785, le date le leggo perché ovviamente non me le ricordo. La capitale fu portata da Menfi a Tebe e i nuovi faraoni, questi qui di Tebe, riportarono la calma e pacificarono la zona. Conquistarono anche la Nubia, che è una regione, diciamo, dell'Egitto meridionale, una regione importante perché aveva le miniere d'oro e quindi per i faraoni, per le piramidi, era molto importante.
si diffuse molto il commercio. Ma anche qui, tra il 1750 e il 1550, ci fu un altro periodo di carestie. Di carestie e di caos, anche perché nel frattempo arrivò una tribù nomade, che veniva dal nord, chiamata gli Ixos, che conquistarono una parte, diciamo, dell'Egitto del nord. Questi Ixos erano una popolazione di abili guerrieri, perché conoscevano il cavallo e andavano in guerra con i carri trainati dai cavalli. Gli egiziani combattevano a piedi e quindi questi, ovviamente, i cavalli se li trascinavano e sconfissero gli egiziani in poco tempo. Approfittando del caos, il nomarca della Nubia rese di nuovo indipendente la regione. Quasi due secoli di periodo, diciamo, di decadenza, ci fu il nuovo regno. Il nuovo regno è dal 1580 al 1085 ed è il periodo di massimo splendore. La capitale rimase a Tebe, riescono a cacciare gli invasori, gli Ixos, anche perché poi li scoprono anche loro i cavalli. E abbiamo detto il periodo del Grande Egitto, del Luxor, della Valle dei Re, della parte più affascinante dell'Egitto. A un certo punto un faraone impose il monoteismo e nella concezione dell'Antico Egitto la religione monoteista era una cosa, uno scempio quasi per loro. E quindi il figlio di questo faraone, Tutankhamon, prese il potere e cacciò il padre e riportò il politeismo per la gioia degli egiziani. Ci fu anche in questo periodo, nel nuovo regno, il grande faraone Ramesse II, che rimase in carica 66 anni. Fate conto che la carica di faraone era ereditaria, quindi andavano anche abbastanza giovani. Dal 1290 a.C. al 1224. Ci furono gli scontri con gli Ittiti, un'altra popolazione, ne parleremo nella prossima lezione. E poi piano piano ci fu la decadenza, sia per le lotte interne, sia anche perché i faraoni cominciavano piano piano a dare di matto. Ma perché? Perché avevano il vizio di sposarsi tra di loro. Siccome ognuno si doveva sposare una donna del proprio rango, un faraone dove la trovavano del proprio rango? Solo all'interno della propria famiglia. E quindi si sposavano tra cugini, addirittura qualche volta fratelli e sorelle. Ovviamente sapete bene che i figli nascevano non proprio buoni. E quindi in ogni caso però diventavano faraoni. Ovviamente in questo caos ne approfittarono i vicini di casa, insomma. Anche perché proprio in questo periodo ci fu l'invasione di un popolo che va chiamato Popolo del Mare, ne parleremo nella prossima lezione, che conquistò parte dell'Egitto. Poi piano piano arrivò Alessandro Magno, arrivarono i Romani, ma questa è un'altra storia. Ora, l'Egitto è famoso anche per tante cose, intanto per la sua religione. Il faraone era un vero e proprio dio, e questo serviva anche a placare la popolazione, perché l'Egitto era una popolazione, un popolo molto feroce, e quindi c'erano molti scontri. Per proteggere il faraone, lo hanno avvolto da questa sorta di religiosità. La religione era ovviamente politeista e c'erano tantissime divinità. E alcune zoomorfe vuol dire a forma di animali. Quelle più famose sono il coccodrillo e l'ibis. Erano considerate i sacri perché preannunciavano la piena. Il coccodrillo, quando si vedevano i coccodrilli, loro capivano sta arrivando la piena, perché i coccodrilli si spostavano verso la foce e quindi riuscivano a evitare disastri. E anche l'ibis per questo. Ma c'erano anche divinità antropomorfe, a forma di uomo, antropos vuol dire uomo. E c'erano divinità come la Sfinge, mezze e mezze, mezzi animali e mezzi uomini. Comunque la religiosità egiziana era molto molto complessa.
Il dio più famoso era Ra, il dio del sole, ma ci furono anche divinità molto famose come Iside e Osiride, che poi si diffusero anche nell'antica Roma. E poi, diciamo, loro credevano nell'aldilà. Per fare ricongiungere il corpo con l'anima, il corpo doveva essere conservato integralmente. E quindi si diffuse la pratica dell'imbalsamazione. Ovviamente chi veniva imbalsamato, non tutti, i poveri disgraziati venivano buttati, seppelliti nel deserto, così, sotto la sabbia, venivano imbalsamati i faraoni. L'imbalsamazione era una procedura molto complicata e molto costosa, ma anche, diciamo, un po' schifosetta. Non so se lo sapete, veniva ripulito il corpo, prima veniva fatto scolare tutto il sangue, poi veniva tolto tutti gli organi interni, una vera schifezza. E però serviva a conservare il corpo, almeno la parte esteriore. E in queste tombe, per conservare il corpo, sono state create le piramidi. Lo sapete benissimo, che le piramidi sono state costruite anche grazie all'aiuto degli schiavi, di una manodopera elevatissima. Cioè, mi sto esprimendo male, ci volevano tantissime persone per costruire una piramide, ovviamente con i mezzi tecnici di allora, e c'erano molte rivolte, sia perché era una strage di operai, sia perché i faraoni, per costruire, facevano a gara per la piramide più bella, però tassavano la popolazione in maniera incredibile, che ovviamente insorgeva. Dal punto di vista sociale era una piramide vera e propria. A capo, abbiamo detto, c'era il faraone, che aveva tutto. Aveva le terre, aveva il raccolto, possedeva tutto ed era una divinità. Poi c'era il visir, che era una sorta di primo ministro, perché il faraone, essendo un dio, non si poteva occupare di questioni pratiche. Quello che faceva il lavoro sporco, diciamo così, era il visir. Poi c'erano i nomarchi, l'abbiamo detto, i governatori delle province. Poi c'erano i sacerdoti. I sacerdoti non erano soltanto dei sacerdoti veri e propri che si occupavano della religione, ma erano degli scienziati, dei medici, degli astronomi, erano i veri intellettuali dell'antico Egitto. Poi c'erano i funzionari. I funzionari, ad esempio, erano gli scribi. In qualche caso i sacerdoti erano anche scribi, ma poi c'erano gli scribi veri e propri. Ma c'erano anche impiegati che si occupavano del commercio, delle tasse. Poi c'erano gli artigiani, che specializzati ovviamente negli ornamenti funebri lavoravano per il faraone. Poi c'erano i contadini, che spaccavano la schiena dalla mattina alla sera, che dovevano dare parte del raccolto al faraone, e gli schiavi, che erano l'ultima ruota del carro, che erano i prigionieri politici. Prigionieri politici, non politici, scusate, prigionieri di guerra, insomma. E per quanto riguarda la condizione della donna, l'Egitto è una grande anomalia. Nell'antichità nessuna civiltà trattava bene le donne come l'Egitto. Forse un po' solo Creta, ma nemmeno. Le donne addirittura potevano diventare faraoni, potevano diventare sacerdotesse. E la regina più famosa dell'Egitto era Cleopatra. Potevano possedere, potevano ereditare, potevano fare testamento, avevano quasi pieni diritti. Nell'antichità non esiste una civiltà che trattasse in maniera giustamente, ovviamente, in maniera così dignitosa le donne. Solo Creta, ma non arrivava a questo punto, e addirittura potevano diventare, ma ci sono diventate donne faraone, quindi è una grande eccezione. I greci e i romani trattavano le donne come pezzi di piedi. Dal punto di vista dell'economia, loro erano grandi commercianti, e siccome avevano bisogno di tante cose, ad esempio il legno non ce l'avevano, e quindi trafficavano e commerciavano con tutto il Mediterraneo. Però abbiamo già detto che era un popolo molto feroce, era un governo molto feroce, non un popolo, scusate, perché tassavano molto e quindi chiedevano molto, e a un certo punto ovviamente le persone
si stufavano e insorgevano. Dal punto di vista, e poi concludo, scientifico, è il, fino a quel momento, il popolo più all'avanguardia. L'astronomia, la chimica, la matematica, anche i greci quando dovevano studiare, i grandi matematici greci, andavano a studiare in Egitto. Quindi i grandi, anche Pitagora è andato a studiare in Egitto. I più grandi matematici di quel periodo erano i matematici egiziani. Allora, un attimo di pazienza, abbiamo finito, ma concludo con una serie, come si fa a messa quando il prete dice, ci sono, vi devo dire delle cose, aspettate, vi devo dire delle cose. Numero 1, nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate i riassunti scritti di tutte le lezioni vecchie, PDF, li potete scaricare tranquillamente, gratuito, andate nella sezione lezioni, scegliete la parte, che ne so, storia contemporanea, e poi cliccate la lezione e trovate sia il video che il riassunto. Non c'è login, non c'è niente. Numero 2, c'è il gruppo Facebook Le Lezioni di Adriano Di Gregorio, per chiunque di voi volesse farne parte, per qualunque motivo può farlo. Numero 3, importante, aspetta che ce l'ho qua, che lo prendo. La storia raccontata ai ragazzi e non solo, è il mio ultimo libro, è tratto dalle lezioni di storia, è piccolino, come lo vedete, ci sono 1000 anni, dall'anno 1000 all'anno 2000. Gli eventi storici sono tutti, ovviamente sono raccontati in maniera così, come lo faccio io, semplice, spero chiaro. L'ultima cosa, da qualche tempo a questa parte nel mio canale ci sono anche gli abbonamenti per chiunque di voi volesse delle, così, tra virgolette, una chiacchierata individualizzata con me per qualche motivo. C'è tutto, trovate tutto lì. Ho detto tutto. Un abbraccio, ciao a tutti!